Angela Luce è il mio sogno, era il mio sogno, una grande artista che non è però molto facile da invitare, da avere. Ci ho messo 4-5 anni, ma quest'anno finalmente l'ho sedotta e mi ha detto sì, monumento della cultura, del teatro, del cinema. I suoi grandi incontri raccontano veramente la storia d'Italia e non solo. Io qui ho fatto la prima comunione e mo vengo a 85 anni. Ma con il santo che rapporto c'è, quello che hanno i napoletani in generale? Io lo adoro e qualunque cosa mi rivolgo anche a lui. San Gennaro, è la tua città, difendila, perché ci boicottano, ci trattano male noi, noi sudisti, specialmente noi napoletani. Chissà perché, secondo me, siete invidiosi. È partito un giochino, una mezza sfida con Gianni Simeoli, che mi ha detto: perché non fai qualcosa campionando le parenti di San Gennaro? E a me, se mi si dà poco, io mi prendo tanto, mi allargo, e così è successo. Quindi è venuta fuori questa canzone dove faccio diventare, diciamo, San Gennaro da reliquia, lo faccio ritornare carne ed ossa e mette un po' di ordine durante una funzione.